Buongiorno da Agnese Fedeli per la rassegna stampa delle prime pagine di quest'oggi, mercoledì 20 maggio. Cominciamo da Repubblica, parte il piano dei tavolini, via libera della Giunta, la pedonalizzazione di intere strade la sera per permettere ai ristoranti di tutta la città di avere più posti all'aperto. Anche negozi artigiani potranno allestire banchi all'esterno. Ora il voto del Consiglio. L'apertura è a firma di Alessandro Di Maria. Leggiamone l'attacco: il piano straordinario per la concessione gratuita di spazi all'aperto di tavolini e sedie al di fuori dei locali è stato approvato in giunta e porta con sé due novità rilevanti. Non riguarda solo il centro storico, ma tutta Firenze. Poi, in via eccezionale, potranno far parte del progetto anche negozi e artigiani quando sarà approvato un piano speciale di pedonalizzazione di un'intera via negli orari serali. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo in tempi veramente da record, spiega il sindaco Dario Nardella. Vogliamo con questo piano dare la possibilità di lavorare meglio e in sicurezza alle nostre attività, così duramente colpite dalla crisi. In taglio alto il soprintendente, creiamo gli Uffizi 2 fuori dal centro. Un nuovo grande museo per portare il turismo quando ripartirà su rotte nuove capaci di arricchire tutta la città. Mai come oggi l'eterno tema di come impostare una nuova vocazione culturale di Firenze si deve ritenere attuale, dice il sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici Andrea Pessina, rispondendo anche alle idee inviate dai fiorentini a Repubblica. Il servizio continua poi all'interno a pagina 5. In taglio basso gli spettacoli, cinema, la falsa ripartenza, sognando la notte al drive-in. Di spalla la sanità. Unità USCA contro il virus, 90 uscite in un giorno. E ancora così l'Oltrarno, luogo di incontri, prova a reinventarsi. Taglio basso, Frittelli contro l'Hort, accuse ingiuste. Il Corriere Fiorentino, la Toscana, l'apertura, ore 19, il centro sarà una sagra. Palazzo Vecchio e la mossa dei tavolini in libertà, fino a 50 metri da bar e ristoranti. Le linee guide, alcune vie, saranno pedonalizzate a fine giornata. A Prato, tutti a piedi la sera per favorire i locali. Leggiamo nell'attacco, parte l'operazione Tavolini per dare spazi esterni a bar e ristoranti. Palazzo Vecchio ha deciso le linee guida, sia per le richieste più semplici che per i progetti più complessi, incluse le richieste di pedonalizzazione di strade e piazze, che saranno solo la sera, probabilmente tra le 19 e le 24. Il servizio, pagina 4, a firma di Bernardini e Fatucchi. La fotonotizia centrale, strade in bilico, via Por Santa Maria, la malinconia, zero turisti, negozi chiusi, chi compra qui? In taglio alto ancora l'economia senza ordini e i conti vanno a picco, piccole imprese a rischio chiusura. La quasi totalità delle aziende sono ripartite o lo stanno facendo, ma il calo del fatturato rispetto al 2019 è del 70%. E gli ordini? Quasi azzerati, soprattutto le PMI. Sono tutte in attesa, per loro è una tragedia, spiega il presidente di Confindustria Firenze Fabrizio Monsani, che chiede interventi mirati e avverte le aziende devono cambiare, o cambiano o chiuderanno. E ancora in tema economico, via l'IMU, ok, ma attenti a non favorire la rendita. E ancora Sergio Ceccuzzi, come creare ricchezza e non essere assistenzialisti. L'editoriale a firma di Gaspare Polizzi, Firenze domani e anche oggi, il bisogno di competenze. Leggiamole qualche riga, ripartire, bene, ma per andare dove? Tanti non si pongono la domanda e non capiscono l'aspetto globale irreversibile della crisi scatenata dal coronavirus. Ambientale prima che economica. Siamo di fronte a una biforcazione radicale, non solo per la politica e l'economia delle città, ma per i nostri modi di vita. O si cambia velocemente o si muore lentamente. Ancora diversi lanci di articoli nelle pagine interne. Un intervento a cura di padre Giuseppe Pagano sulla mala movida in Santo Spirito, perché dovremmo subire l'inciviltà. E ancora l'appello dei restauratori ai parroci, l'arte e le sanificazioni non usate candeggina. In taglio basso, test sierologici per tutti a pagamento, costeranno dai 30 ai 50 euro e si potranno fare da lunedì nei laboratori convenzionati. Un altro aspetto del coronavirus, l'emergenza psichiatrica, il pericolo del tunnel nella fase 2. E prima di passare alla Nazione, in taglio altissimo, tre box, SOS dalle paritarie, un video fatto dai bambini per l'appello al governo, senza aiuti noi chiudiamo.
E ancora Sierra Market, sì, con polemiche al piano che prevede centri commerciali. Fine lo sport, svalutation, la rosa viola perde valore, Chiesa vale 20 milioni in meno? Siamo alla Nazione di Firenze, strade chiuse e tavoli all'aperto, approvata la delibera, pedonalizzazioni serali anche in periferia. Ecco le nuove regole. La fotonotizia, prova d'acquisto, guanti, calzini, usa e getta e camerini sanificati in diretta. Un giorno di shopping tra le regole e i divieti della fase 2. In taglio alto le nostre tradizioni, San Giovanni virtuale, saltano anche i fochi, calcio storico nel 2021. Il commento, barba e capelli, se il lavoro vince sul virus, è a cura di Giovanni Morandi. Leggiamo qualche riga, Victor fa il barbiere da una vita e sta studiando il modo di riciclarsi nell'era del Covid. Ha sempre detto ai clienti di volere riposarsi, ma di non potere perché non ha ancora trovato un apprendista che si appassioni e sia degno di succedergli. In realtà Victor non ha nessuna intenzione di smettere e nemmeno il virus lo fermerà, come non l'ha fermato uno scherzo che gli ha fatto il cuore a dicembre. In taglio basso, ripresa con aumento, la tazzina di caffè schizza a 1,70 euro. Denuncia del Codacons, crescita del tutto ingiustificata. Confcommercio non ci risulta, nessuno sta speculando. Spesa media a Firenze, oltre il dato nazionale, frutta e verdura fanno segnare un più 5,6%. Di spalla, infine, la consueta tabella con i dati sui nuovi contagi a Firenze e area metropolitana. In provincia di Firenze i casi segnalati ieri sono 6, due dei quali a Firenze, uno a Sesto, due a Vaglia e uno a Vinci. Arriviamo al Tirreno, la prima pagina è dedicata ancora al coronavirus. Luce in Toscana, solo 7 nuovi casi. Mai così pochi dal 3 marzo. Cauti gli studiosi, troppo presto per dire che siamo fuori dal tunnel. Vari rimandi alle sezioni interne, tra l'altro citiamo Pistoia, 7.000 ancora in attesa della cassa integrazione. Prato, pedonalizzato il centro storico, auto off limits per 4 sere. E ancora una bella fotonotizia molto, molto grande. E ancora una bella fotonotizia molto grande. Capraia, benvenuti sull'isola immune. Qui il virus non è mai arrivato. Per quanto riguarda il riferimento alla sezione empolese, Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato, la notizia è questa: muore a 49 anni dopo un malore una dipendente di San Montana. Il pezzo è firmato da Daniele Dei. Per le prime pagine mi fermo qui, vi segnalo che quest'oggi, 20 maggio, dalle 9 in poi, sui nostri profili Facebook e YouTube trovate in diretta il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze che si riunisce appunto quest'oggi. Inoltre siamo anche onorati di partecipare virtualmente al PA Social Day, la giornata nazionale sulla comunicazione istituzionale, e presenteremo in particolare l'esperienza di Florence TV su Telegram, quindi come esempio di giornalismo locale e istituzionale su questa applicazione di messaggistica molto versatile. Per ora è tutto, da Agnese Fedeli, l'augurio di una buona giornata.